Cerchiamo di interrogarci sulle priorità, nel senso che facciamo anche un po' di fantapolitica. Se voi foste davvero sul punto di proporre un emendamento, un disegno di legge, eccetera, quale sarebbe la vostra priorità per la città di Messina? Facciamo un giro largo, dai, comincio io, do io il microfono ad Alberto, nel frattempo ti sposti, Alberto De Luca. Beh, le emergenze, cioè le priorità sono sotto gli occhi di tutti. La prima è il pareggio del bilancio e quindi i tagli, che sono doverosi. A me dispiace quando si parla di macelleria sociale, ma diciamo che se ci sono stati, in questo momento sono stati creati dei carrozzoni su dei servizi essenziali, come per esempio si parlava della spazzatura ora. La raccolta dei rifiuti. Se sono creati questi carrozzoni non vuol dire che vanno tenuti in piedi così per come sono, perché dobbiamo salvaguardare non solo i servizi essenziali, appunto, ma anche gli stipendi di chi opera correttamente. Noi è una questione di questi giorni, abbiamo visto lo scandalo degli ACP. È evidente che all'interno dei nostri enti, all'interno delle nostre strutture, c'è un esubero di personale e qualcuno dovrà pagare le conseguenze di questo carrozzone. Quindi questa è la prima emergenza. E la seconda è assolutamente quella di individuare dei modelli di sviluppo socio-economici, capire di che cosa deve vivere questa città, capire come trattenere i nostri talenti. E quindi se noi non riusciamo a immaginare di... Per esempio. Ma le vocazioni della nostra terra sono chiare, le vocazioni della nostra terra sono il turismo, sono il commercio, dovrebbe essere la cantieristica navale, dovrebbe essere la principale vocazione della nostra città, è lo stretto, quindi la pesca, quindi diciamo, sfruttare proprio la nostra vocazione, liberare il waterfront di cui in questi giorni si continua a parlare dei vari progetti e quindi rimodulare in base a quelle che sarà la scelta del nuovo modello di sviluppo su cui puntare, rimodulare anche tutte, diciamo, le infrastrutture, rimodulare appunto un nuovo modello di sviluppo urbanistico, immaginare per esempio un sistema di trasporto integrato, gommato, navale, marittimo, diciamo, e ferroviario. Ecco, attraverso queste priorità noi potremmo risolvere i problemi della città. Se non ci si concentra su questo, ma si vive di continue emergenze che sono di secondo piano, noi non avremmo risolto in maniera strutturale questo problema atavico della città e non avremmo liberato, perché poi è facile parlare di merito e opportunità, ma se non si viene data a questi giovani la possibilità di esprimerle, è chiaro che la città muore. Comunque, vi ricordiamo che noi alla fine di questa trasmissione proveremo proprio a votare delle cose specifiche, quindi comunque prendiamo appunti sulla Più questione sintetici e concreti mare. riusciamo a essere, tra l'altro, Esatto. più facilmente riusciamo ad afferrare le proposte per poterle eventualmente, tra virgolette, mettere ai voti. Stessa domanda per tutti. Sì. Diciamo che essere sintetici sul tema le priorità a Messina è difficile, quindi Ma vi scusate chiediamo se infatti magari... di essere meno, Sì. cioè più concreti, anche Sì. un fatto piccolo, specifico, ma una Certo. soluzione, non alla fine voglio dire, le riflessioni le abbiamo fatte un po' tutti, anche per questo siamo, credo, coinvolti qui in un dibattito politico. Quindi cerchiamo proprio di identificare delle soluzioni su cui effettivamente possiamo dire sì o no. Diciamo che allora, il mio punto di vista parte un po' da lontano, cioè nel momento in cui Messina credo abbia delle problematiche quasi in ogni settore della vita sociale, tutti, che si parli di dissesto idrogeologico, problema sismico, turismo, rilancio economico, viabilità, infrastrutture, credo che tutti questi temi siano esattamente tutte delle priorità. Quindi io racchiuderei tutto questo carrozzone di problematiche messinesi sotto il nome di quello che spesso viene sottovalutato, che è il piano regolatore di una città, o meglio, non piano regolatore, ma un piano strutturale della città. E un po' mi viene da pensare quando io vedo una città come Brasilia, modernissima, costruita nel 1956, sotto l'idea di Le Corbusier. E bisogna identificare in una città le vocazioni delle diverse aree di quella città.
Che è esattamente quello che tra l'altro vi mette quindi, in accordo. Quindi come vedete già siete d'accordo sul partire dalla riappropriazione di questa... Se dovessi citare tre emergenze da gestire nell'immediato, con un nome e un cognome, purtroppo non possiamo andare a... Sicuramente, allora, una delle più grandi problematiche di Messina, che purtroppo non verrà scoperta fino a quando la natura non ce ne darà la possibilità, è sicuramente il dissesto idrogeologico e la situazione strutturale delle costruzioni di Messina. Messina è l'unica città in Italia e quindi credo nel mondo in cui le strade, o meglio, i torrenti sono tombinati. Non so se uno ha chiaro cosa vuol dire avere un torrente tombinato. Vuol dire che nel momento in cui c'è un sisma, tutte le nostre strade principali, tutte le arterie principali, che non solo porterebbero ovviamente a un crollo e quindi a una problematica di vita, ma una problematica anche di spostamento all'interno della città nel momento del rischio sismico, ed è sicuramente una delle problematiche. Un'altra problematica è quella della viabilità. Noi viviamo in una città in cui, a causa della inesistente gestione da parte di chi dirigeva, ad esempio, i piani regolatori, di poter mettere la cittadinanza in condizioni tali di spostarsi in maniera intelligente. Noi abbiamo una città lunga che si sposta in maniera schizofrenica da destra a sinistra, da nord a sud. Facendo gincana anche tra i due. Sì, ovviamente. A causa ovviamente della completa disorganizzazione, perché il piano regolatore per 30 anni a Messina è stato benissimo. Dove possiamo costruire i palazzi? Qual è l'indice di edificabilità di Messina? Il piano regolatore, il piano strutturale di una città non sono palazzi. I palazzi non vanno costruiti, punto. Perché noi costruiamo palazzi, gli antichi romani ci insegnavano, prima costruiamo una strada, poi costruiamo i palazzi. Ma vi devo buzzare, scusatemi, perché altrimenti rischiamo... No, però rischiamo di non dare... No, ti avrei detto proprio politica, siccome chiedevo il tempo e siamo già a 36 minuti, andiamo avanti. No, ci mancherebbe. Deve essere breve per dare la possibilità anche agli altri colleghi che... Vi chiamo già colleghi, vi ricordo che non c'è... potreste non, essere colleghe, qui sì. Nella prossima amministrazione su queste stesse poltrone. Colleghi di democrazia, stiamo partecipando per l'interesse comune, che è quello della democrazia partecipata, quello dello strumento della democrazia partecipata, siamo tutti colleghi. Allora, io i punti, innanzitutto il problema del lavoro su Messina, che è un problema che ci portiamo, nuove politiche del welfare ci vogliono su Messina. Un altro problema che attanaglia la città di Messina, che è un problema degli anni dal 1908, che ci riportiamo a quello delle baracche, perché non è possibile ancora oggi che in una città moderna come Messina, come tra virgolette moderna, si possa ancora vivere in delle baracche come se fossimo veramente il terzo mondo. Un altro problema che è quello del dissesto idrogeologico, in quanto noi quinto quartiere abbiamo sempre lottato, lo dimostrano le centinaia di delibere che abbiamo fatto contro il piano regolatore. Si sta costruendo selvaggiamente dappertutto, vedete per esempio San Licandro, quello che è successo, e questo è causato dalla cosiddetta casta dei palazzinari. Io questi sono gli obiettivi e le priorità che darei nel mio eventuale programma elettorale. Grazie. Comunque, meno cemento credo che sia qualcosa che su cui essere tutti d'accordo. Continuiamo su il giro. Ma dico, posto che di emergenze in città ce ne sono tantissime, che se dovessi scegliere i tre punti su cui fonderei la mia attività, i primi due sono stati già detti da Raffaele e da Giuseppe, sono la viabilità, perché penso che effettivamente da questo punto di vista Messina non sia una città intelligente. Il secondo chiaramente è il lavoro, che continuamente ogni anno lascia moltissimi di noi in mezzo a una strada, moltissimi di noi competenti, preparati, che hanno studiato e che hanno investito sul loro futuro, che comunque devono prendere altre vie, scegliere comunque strade che non erano le proprie, abbandonare i propri sogni. Il terzo, però, su cui quindi vorrei concentrarmi, è un tema che comunque a me è molto caro, che è la cultura, perché comunque io penso che questa sia una città che necessariamente deve ripartire dalla cultura, ma non dalla cultura per cui si pensa che di cultura non si mangia e quindi perché pensiamo che la cultura sia soltanto degli intellettuali. Io vorrei che si parlasse di cultura e di impresa culturale in questa città, in cui c'è tantissimo da rivalorizzare, in cui c'è tantissimo da riconsiderare
ricreare, da reimmaginare, perché no? Proprio i giovani, secondo me, dovrebbero investire in cultura, perché di cultura ci insegnano che si può mangiare, perché abbiamo tantissime zone industriali che potrebbero essere utilizzate e che potrebbero quindi essere anche un motore per l'economia. E quindi per me, probabilmente uno dei primi provvedimenti, posto comunque chiaramente che il primo obiettivo sarebbe il lavoro, il secondo punto di vista sicuramente per me è la cultura, su cui mi concentrerei. Grazie. Grazie. Francesco Rallo? Io cercherò di essere, di lanciare anche dei, delle proposte sulle varie tematiche che cerchiamo di identificare come priorità, perché chiaramente per tutti la priorità è il rilancio del territorio, il turismo, lo sviluppo economico e il lavoro, però purtroppo è anche la viabilità, però purtroppo ormai i palazzi, pur condividendo il ragionamento del Movimento 5 Stelle, non li possiamo abbattere perché la gente ha comprato le case, quindi vuoi non vuoi, oggi dobbiamo ragionare su quella che è la realtà esistente. Andando avanti, il rilancio economico secondo me si può avviare con una legge che ponga una fiscalità di vantaggio per chi vuole investire nei nostri territori, e così lo collegheremmo al turismo, perché non vedo perché un imprenditore straniero oggi debba venire a investire a Messina, dove non ci sono dei servizi, non ci sono delle infrastrutture, ma dove abbiamo soltanto delle bellezze paesaggistiche mal sfruttate, e non debba andare invece a Genova, a New York, a Brasile o in altre realtà. Allora, fiscalità di vantaggio per gli investitori stranieri, non per i quattro amici di bottega locale, e quindi rilancio economico. Automaticamente anche una fiscalità di vantaggio per le nuove assunzioni, perché la grande crisi che noi abbiamo oggi è quella del lavoro, e allora sì, se abbiamo degli strumenti per riaprire il mondo del lavoro alle persone, che potremo ragionare e non creare il fenomeno sociale di licenziare i dipendenti dagli enti pubblici, perché non ci si può fermare a dire siete troppi, andate a casa, ma bisogna dire siete troppi, andate a casa, vi diamo la possibilità di reinventarvi in un mondo del lavoro. E quindi automaticamente contribuzioni per chi fa nuove assunzioni, che siano giovani, donne o comunque nuove assunzioni in generale, già qualcosa si è mosso in Sicilia. E mi ricollego a quello che diceva Maria Flavia per quanto riguarda la cultura, che secondo me è volano di crescita sociale, è volano anche di economia, e ad esempio nel nostro piccolo alla provincia abbiamo cercato di rilanciare, nonostante la ritrosia di alcuni soggetti della regione siciliana, non attuale negli ultimi anni, abbiamo cercato di rilanciare la Film Commission locale, che permetterebbe al nostro territorio di acquisire una visibilità in tanti palcoscenici nazionali e non, per valorizzare e per dar vita a quelle che potrebbero essere appunto dei film diciamo girati nel nostro territorio, che quindi possono far apprezzare anche all'esterno le nostre strutture. Però se tutti sanno che il nostro territorio è bello, se tutti sanno che lo stretto è fantastico, se tutti sanno che il mare è caldo e non vengono perché non abbiamo posti letto, e quindi non agevoliamo gli investitori ma agevoliamo soltanto il palazzinario, che dicevamo prima, non risolviamo il problema. Grazie. Non siate timidi, un applauso si può fare quando un intervento è condiviso, perché sentivo che qualcuno l'aveva fatto partire. Alessandro Di Naglia. Allora, con Reset lavoriamo a questo tema da un anno e mezzo. Siamo partiti pure noi in maniera, diciamo, un po' in base alle cose che ho sentito oggi. Cioè, questa è una città turistica, la cultura come opportunità di lavoro. Poi alla fine vai a approfondire certi temi e ti accorgi che Messina non è una città turistica, ma potrebbe diventarlo, che il tema della cultura non è un tema che automaticamente diventa volano di sviluppo. E quindi abbiamo trovato, e questo è il nostro programma, perché lo è già, ma lo abbiamo già approfondito, abbiamo trovato due direttrici. Il primo è quello dei servizi essenziali, cioè garantire a questa città la normalità, è già un fatto eccezionale purtroppo. E partendo dal tema della burocrazia innanzitutto, a molti sfugge, ma è un tema centrale, la macchina amministrativa e la burocrazia impediscono lo sviluppo anche delle aziende esistenti. Forse in pochi si sono accorti che il commercio, che era un volano fondamentale di questa città, è in ginocchio, i professionisti chiudono gli studi, i dipendenti pubblici sono messi in ginocchio appunto da questo sistema. Ovviamente bisogna inventarsi un'altra industria, un'altra occasione. Allora, il lavoro come, però, non soltanto come titolo, ci sono una serie di progettualità che abbiamo messo in piedi, e quindi il progetto di sviluppo che si basa sicuramente sulla valorizzazione del territorio, però individuando in una cosa che inizialmente anche a me faceva un po' sorridere, che è il tema dell'agricoltura. L'industria di questa città può diventare il ritorno dell'agricoltura, che ha un doppio, una
un doppio valore. Il controllo e la manutenzione del territorio, che invece non riusciamo a fare e per il quale ci vorrebbero miliardi di euro per mantenerlo, è ovviamente impensabile continuare a investire, secondo me, in modo totalmente sbagliato, intervenendo con opere di ingegneria, come è stato fatto fino ad oggi, perché alla fine si desertificano le aree nelle quali si interviene, ma bisogna intervenire attraverso l'ingegneria naturalistica. Il tema dell'agricoltura può diventare un'opportunità, noi presenteremo a breve anche quali sono le colture sulle quali investire e quali ritorni occupazionali, che credetemi sono veramente importanti. Ultimo, sì, anche all'interno del territorio comunale abbiamo individuato le aree, ve le mostreremo, sono circa 30 km quadrati sui quali si può fare agricoltura. Vi diremo anche quali sono le colture, quanti posti di lavoro, quanti soldi portiamo sul territorio e qual è l'indotto. Spiegheremo. Noi lavoriamo così. L'ultima questione è il tema fondamentale dei trasporti. Cioè, è impensabile in qualunque città moderna che funzioni senza il tema della mobilità e dei trasporti. Non mi riferisco agli autobus, mi riferisco al sistema di mobilità di persone e di merci. Anche su questo presenteremo, anzi vi invitiamo, sabato mattina faremo un evento nel quale spiegheremo come, per esempio, il tema di ATM, che da società del trasporto pubblico deve diventare società di mobilità, può dare l'opportunità a questa città di diventare una città europea contemporanea rispetto al tema dello sviluppo dei servizi in Europa. Tra l'altro, su questo punto avremo modo di ritornare. Sì, no, non vorrei, non fate stancare troppo Eleonora con il microfono, nel senso, no, se vuoi dire il cambio, Eleonora. Se vuoi, lo tengo. Innanzitutto io credo che bisogna individuare una linea di sviluppo per la città per farla ripartire. Secondo me, e quindi collegare poi le varie tematiche che si dicevano poc'anzi, innanzitutto il lavoro. La città può ripartire da una grande riqualificazione urbana, o rigenerazione urbana. Secondo noi questa riqualificazione deve guardare al waterfront, in particolare alla zona falcata. Si può, da una grande riqualificazione urbana che deve avvenire nel rispetto dell'ambiente e del territorio, io sottolineo deve e può avvenire nel rispetto dell'ambiente e del territorio, cioè si possono fare delle grandi cose senza speculare, ma dando anche la possibilità di coinvolgere l'economia privata, di dare anche dei profitti, che non è una parolaccia, pur rispettando l'ambiente e il territorio. Da una riqualificazione urbana riparte la città, perché coinvolge tutti una riqualificazione. Per tanti anni siamo stati tenuti alla canna del gas del ponte, rispetto al quale non entro, su cui non mi esprimo per non inserire in questo punto altri punti. Però siamo stati tenuti alla canna del gas perché ci dicevano che il ponte era l'unica occasione per creare lavoro a Messina. Posto di lavoro l'ha creato e poi dovremmo dire che è il lavoro, perché dobbiamo dire innanzitutto che Messina è una città universitaria. Messina è una città universitaria perché ci sono l'università ha 30.000 studenti ed è una città nella città. Quindi una linea di sviluppo deve prevedere necessariamente il coinvolgimento di chi si laurea e di chi esce da questa università, che purtroppo, come sappiamo, spesso prende altre strade. In una riqualificazione urbana si vanno a coinvolgere architetti, ingegneri, ma poi anche gli avvocati, perché nasceranno delle attività commerciali, i commercialisti e gli esperti in comunicazione, perché dovranno comunicare un'idea, un prodotto, qualcosa che è nato in un'attività. Quindi va a coinvolgere per davvero tutti. Chiaramente non dobbiamo assistere all'ennesima cementificazione della città, che credo sia un tema. Tanto meno speriamo della zona falcata, insomma. No, ma di tutta la città, ma anche semplicemente perché è una speculazione, innanzitutto in danno delle famiglie, tant'è che le case ormai sono invendute, questo è un altro dei temi. Quindi anche oggi chi compra una casa oggi 10, domani piuttosto che valere 10,1 varrà 9,9, perché l'offerta è tantissima di case. Poi senz'altro l'edilizia però è un motore della città e quindi non può essere trascurata, ma come diceva bene il collega del Movimento 5 Stelle, si può coinvolgere l'edilizia con i progetti per la messa in sicurezza dell'esistente, e c'è un mare di lavoro a partire dalle scuole, ma anche gli edifici privati, che devono essere messi in sicurezza. Innanzitutto va detto ai cittadini: vedete che state in un'abitazione che non è sicura,
cioè non pensate perché il vostro palazzo di cemento armato è solo per questo, state tranquilli. Senz'altro la cultura, porto un'esperienza appunto per mettere un po', qualche giorno fa con alcuni amici, semplicemente con il passaparola su Facebook, ci siamo ritrovati in oltre 100 al museo a vedere il quadro Caravaggio. La direttrice dice: ma tutta questa gente non... Infatti non erano preparati ad avere tutti questi visitatori, meglio non andarci se non devono non lavorare. Non se l'aspettava. La cultura è economia, la cultura non è elite, non è soltanto per chi ha avuto la fortuna di potersi acculturare, ma la cultura, se messa a sistema, arte, cultura e bellezza possono creare assolutamente sviluppo. Viabilità, e poi mi buzzi, sulla viabilità, corretto il ragionamento sui mezzi di trasporto, ma io penso anche a una città dove ci sia anche il bike sharing, il car sharing, queste cose semplici che anche, come dire, hanno dei costi accessibili e sembrano da noi qualcosa di straordinario. E poi anche le isole pedonali, le aree verdi, una città senza isole pedonali, ma che città è? Siamo abituati a viaggiare e quando siamo nelle altre città facciamo chilometri a piedi, qui invece non riusciamo a concepire un'isola pedonale perché c'è un commerciante che ha un'esigenza magari di un carico e scarico piuttosto che di un altro tipo di attività. Questo credo che vada profondamente rivisto. Autobus, perfetto. Grazie. Ho capito. Chiudiamo. Noi dici cose. Mi dicono che forse è meglio questo microfono. Ah, perfetto. Io sono d'accordo con alcune cose che sono state dette, con alcune in disaccordo in realtà, perché a mio modo di vedere le parole d'ordine sono tre: rigore finanziario, lo diceva Alberto, valorizzazione delle risorse e puntare sull'edilizia. Sul lavoro, quanto diceva Raffaele, io non lo condivido, perché per tempi molto lunghi si è pensato al lavoro dando un posto nelle partecipate, ingolfandole e portandole ai problemi che oggi abbiamo, magari senza neanche chiedere a queste persone cosa erano in grado di fare, cosa sapevano fare. Però oggi queste persone ci sono e sono delle risorse, e allora dobbiamo trovare i bisogni che questi hanno, che la città avverte, e individuare sulla base di questi bisogni i servizi che la città deve offrire innovando. Perché dico welfare in questo senso, però trovando nuove forme di servizi che possono essere offerti. Valorizzazione delle risorse vuol dire turismo, vuol dire risorse umane evidentemente. Per il turismo penso per esempio ai portali e alle start-up. Non so chi di voi ha avuto la possibilità di vedere il sito della Regione Siciliana da un punto di vista della promozione, anche della veste grafica. Io lo trovo scandaloso, così come quello di tante altre realtà. A livello nazionale sono stati spesi 60 milioni di euro per fare il portale Italia, e ci sono tutti i portali delle varie regioni che, se il caso, sono anche meglio. Allora basterebbe cercare di investire su questo, dove tanti giovani peraltro hanno competenze da poter impiegare e potrebbero essere formati in tal senso. Piero ha toccato il tema dell'edilizia. L'edilizia è anche l'edilizia universitaria. È vero, come dice l'amico di 5 Stelle, non si deve abusare, bisogna costruire con criterio. Ma oggi Messina ha 35.000 abitanti e non ha strutture, non ha alloggi, se non quelli in nero probabilmente, con gli affitti, o poche strutture che sono previste anche dagli atenei stessi. Allora pensare a forme di social housing, ossia di housing che non vuol dire edilizia popolare, ma vuol dire edilizia a prezzi calmierati, con ovvi vantaggi per le giovani coppie, per gli studenti, per le persone che evidentemente vivono un momento di difficoltà. Guardate di quanto si sono ridotti anche i mutui per le case, sono segnali evidenti della crisi attuale. Queste secondo me sarebbero dei punti dai quali partire, poi magari li approfondiamo meglio nel giro successivo. Allora, innanzitutto, ecco, gestacci che stanno arrivando. No, ma infatti è di questo stiamo parlando. Adesso ci prenderemo tutti una bella pausa per respirare, una decina di minuti. Mi dicono dalla regia di guardare lì, anche per spiegarlo a chi ci sta guardando da internet. Nella seconda parte di questo nostro programma daremo inizio, insomma, a quelli che abbiamo chiamato dei giochi, e cercheremo anche di chiudere questo nostro appuntamento facendo prima intervenire chi vorrà dal pubblico, quindi dando spazio sia al pubblico che alla chat, e poi chiudendo con tre votazioni di alcune delle proposte che già, secondo me, sono arrivate. Allora, a dopo.